Fin dal primo momento che è avvenuto l'evento è stata attivata la sala operativa nazionale, che continua a operare H24 per gestire l'invio delle risorse sul campo. La prima fase, forse la più importante, quella d'avvio, è stata quella di riuscire a movimentare tutto il materiale nel più breve tempo possibile. Oltre a questo, naturalmente non era sufficiente il materiale, ma significava anche allertare le risorse umane necessarie per il montaggio. Sono stati tirati prima cosa tutti i materiali necessari per l'allestimento della colonna. Anche qua, facendo un ragionamento su cosa doveva muoversi prima, cosa era necessario subito al campo e che cosa poteva arrivare in un secondo tempo, in maniera di evitare un intasamento della viabilità e della zona d'allestimento. In parallelo all'attivazione della movimentazione dei materiali dal magazzino di Montopoli verso la zona del sisma, si è provveduto ad allertare i volontari per l'allestimento. La scelta che è stata fatta è stata quella di attivare i volontari più vicini alla zona dell'evento, questo per garantire l'arrivo sia dei materiali ed avere immediatamente le squadre pronte per il montaggio. A termine del montaggio, quindi del primo contingente che si è occupato dell'allestimento sia dalla parte logistica ma anche dalla parte, diciamo, di gestione per la viabilità e per tutto quello che sono i servizi, è iniziato il processo di turnazione ai campi, che viene fatto attraverso tutta la partecipazione di tutti i comitati regionali secondo uno scaglionamento dato sia dal numero di volontari della regione, sia sulle risorse che specialistiche che promette la regione, comunque facendo sempre in modo che possano partecipare tutte le regioni a questo tipo di attività e soprattutto assicurare l'efficienza all'interno del campo.